Benvenuti in questo nuovo video. Spero che il mio audio si senta. Io sto bevendo l'orzo. Intanto leggevo un libro che volevo presentarvi anche qua in questo nuovo canale. Che è questo qua? Il libro di Chiara Semer che si chiama Il potere di un sussurro. Ho già presentato nel mio canale ufficiale, ma ci tenevo che anche voi lo sapeste. Questo libro è bellissimo, io sono arrivata più o meno a metà del libro, perché purtroppo anche studiando non sono riuscita a finirlo tutto. Poi dirò cosa ne penso. Chiedo scusa in anticipo se sentirete dei rumori, ma purtroppo nel mio palazzo stanno facendo delle feste, quindi vi consiglio assolutamente questa lettura se amate l'ASMR, non perché faccio pubblicità a Chiara o qualsiasi altra cosa, anzi è una ragazza fantastica, non prendo soldi né nulla, ma proprio perché questo libro è veramente bello, parla di tante cose. Faccio un esempio di quello che stavo leggendo io, a parte il fatto che è diviso in capitoli, quindi avete comunque capitoli sull'ASMR, capitoli sulla vita di Chiara. L'ASMR artist, di come ho scoperto l'ASMR, di tante note tecniche, scientifiche, ci sono altri, diciamo, contenuti, non solo a livello ASMR, e poi è veramente bellissima anche la copertina, mi piace tantissimo, e poi sotto la frase che c'è scritta dietro, che c'è scritto, concentrati su questo libro. Tra le mani, sentire la consistenza, il materiale, chiudilo, soppesalo, lascia scorrere le pagine tra le dita. Ascoltane il rumore, sentile sotto i polpastrelli. Un libro che secondo me ha tantissimo. Trasmette molto. Io vi farò degli esempi. Ovviamente non è uno spoiler per il libro di Chiara, però è per incitarvi veramente. Io adoro Chiara come ASMR artist. Se non la conoscete, vi lascio il link qua sotto. Ha fatto un ultimo video che è strabello. Cioè, io non penso di arrivare mai nella mia vita a un livello così alto di ASMR. Veramente fantastico. Io adesso ovviamente i miei ASMR li faccio in maniera molto tranquilla, nel senso che non sono molto elaborati, perché avendo mille cose da fare e avendo poca attrezzatura e poco spazio, non posso ancora fare molto, però cerco di accontentarvi tutti, anche molti mi chiedete i video roleplay, i video ipnotici, video a tema. Voi sostenetemi sempre cercando di guardare tutti i miei video, dandomi dei consigli nuovi. Scusatemi se leggo male, ma ho un problema di TSA, quindi leggo molto male. Però ci provo. Cercando l'acronimo ASMR, ovvero ASMR, su YouTube si possono trovare milioni di video in cui giovani ragazzi sussurrano ai microfoni, fanno schioccare la lingua o picchiettano con le dita sui registratori. Tentativo di provocare in chi li guarda dei brividi lungo la schiena e un senso di profondo rilassamento. Alla fine lo scopo di ogni ASMR artist è quello di, diciamo, avere, di dare qualcosa, nel senso di procurarvi un rilassamento, procurarvi delle sensazioni piacevoli. L'autonomous sensory meridian response. In breve, ASMR è una nuova risposta allo stress, all'ansia e all'insonnia e ha numeri in continua crescita. Questa cosa qua, tra l'altro, è molto vera perché è assolutamente vera. Perché
che io ho scoperto ASMR perché soffrivo di insonnia, e quindi un giorno andando su internet ho deciso di cercare gli ASMR. Sono andato appunto a cercare su internet la parola ASMR e ho trovato per l'appunto queste ragazze che facevano questi video dove sussurravano, dove facevano sentire dei rumori. Ci sono tantissimi tipi diversi. E mi sono trovata Chiara e la Cimella Petta, che è un'altra ragazza che, se volete, vi lascio sotto il link. È una youtuber emergente che fa video ASMR, ma è bravissima. E io sono con lei in un gruppo di youtuber emergenti, e lei è veramente strabrava. È di una dolcezza infinita, e poi è veramente, veramente brava. Così ho scoperto Chiara. Ho scoperto anche il mondo dell'ASMR. Conosco anche tante ragazze, adesso non sto a citare perché sennò dovrei scriverle tutte sotto. Comunque c'è un mondo intero sull'ASMR. C'è una frase di questo libro che lo potete trovare su Amazon, come ho fatto io l'ho ordinato su Amazon, oppure nelle librerie. È veramente bellissimo. C'è una frase che mi ha colpito molto, che se riesco ve la leggerò. Durante il libro, Chiara inizia il capitolo, che si chiama L'inizio di un amore. A metà capitolo, dove parla appunto di che cos'è l'ASMR, c'è una nota. A volto pallido, che è questa qua rosa, che lei dice: pausa esperimento, prendi i primi 5 oggetti accanto a te, proviamo a farlo, i primi 5 oggetti, nel mio caso la tazza con il cucchiaino, ho un tubetto di crema, poi ho un pacchetto di fazzoletti. E siamo appunto 3, 4, manca il quinto. E il quinto potrei prendere, perché ho un po' di roba sparsa. Allora potrei prendere, volendo, la bottiglia dell'acqua. E manca la bottiglia dell'acqua. Pausa esperimento. Prendi i primi 5 oggetti accanto a te e prova a usarli per del tapping. Picchietta sopra delicatamente. Suonano. Adesso proveremo a fare questa cosa insieme. Mentre ogni suono è diverso, tipo.
C'è una che anche bellissima, che se riesco ve la faccio vedere, ve la leggo. Questo è uno dei più belli, infatti li ho segnati. Pausa esperimento, prova a cercare di ricordare dei momenti della tua infanzia simili a questo. Ovviamente dovete leggere tutto il libro per capire quale. Tipo quando giocavi al dottore o alla parrucchiere. O al parrucchiere. O anche solo al chiacchiere a bassa voce prima di andare a dormire. Hai mai notato se c'è una correlazione fra questi ricordi e i tuoi gusti attuali per i video ASMR? Prova anche a chiudere gli occhi. E a ricordare un po' questi momenti. Non ti rilassa quel pensiero? Nel corso degli anni i miei gusti sono cambiati, sono evoluti. E poi va avanti col libro, che io ovviamente non voglio spoilerare. Poi c'è l'ultima frase. Allora, questa tipo di frase in particolare mi è piaciuta tantissimo, perché io della mia infanzia ho pochissimi ricordi. Una cosa che mi ricordo, sono sicura, che il fatto che sono mia mamma, sono le storie. Io adoro molto negli ASMR quando ci sono le storie, quando viene raccontata una storia, quando c'è un'interpretazione, perché mia mamma, quando ero piccola, mi ricordo che mi raccontava molto spesso le storie, o quando mia sorella giocavamo tipo sotto le lenzuola, ci raccontavamo le storie d'horror, queste cose qua, o quando mia sorella mi spazzolava i capelli, cioè o quando mia mamma faceva la treccia, sono tutte cose che mi sono rimaste, che tuttora mi rilassano moltissimo. Appunto, ovviamente, diciamo dei gusti diversi, però non è vero, molte cose sono correlate a come eravamo in passato, quindi tutto ciò che ci rappresenta viene un po' da come eravamo noi da piccolini. Poi per carità alcune cose cambiano, alcuni suoni addirittura ci disturbano, altri invece ci danno un senso a volte di familiarità. Il rumore della pioggia mi dà un senso veramente di benessere, perché le cose più belle che mi sono capitate nella vita sono state in un giorno di pioggia, e quindi secondo me per me la pioggia è una cosa bellissima. Ora passiamo all'ultima, diciamo, frase. Concentrati sulla sensazione di calore di che si diffonde in ogni centimetro del tuo corpo. Ora sposta il pensiero sulle mani. Sentile riscaldarsi e immobile. Prendi coscienza e pensa solo a questa sensazione del fuoco che emana calore. Ora rilassa le spalle, la schiena. Senti il contatto della schiena con il cuscino. Senti i muscoli. Sciogli le tensioni che spesso lì si accumulano, rilassa i muscoli. Ora presta attenzione al tuo respiro. Rendilo costante. Ispira ed espira. Rendilo costante. Ispira ed espira. Ispira ed espira.
consapevolezza del petto che si alza e si abbassa, e ancora si alza e ancora si abbassa. Senti l'aria che entra ed esce dalla tua bocca e ascolta il suono del tuo respiro. Immagina nel frattempo di sentire anche un odore di montagna, di erbe che si mischiano a quelle della legna che brucia. Adesso prendi coscienza del tuo corpo nella sua interezza. Puoi chiudere gli occhi. Puoi chiudere gli occhi, ripercorrere tutto il tuo corpo e trarre beneficio da questa sensazione di rilassamento il più possibile. Riapri quando te la senti. Questo è uno dei pezzi che mi è piaciuto di più. Io l'ho fatto ovviamente in una maniera diversa perché se no non riuscivo a leggere. È uno dei pezzi veramente più belli di Chiara, che non so perché veramente mi ha dato tanto. Mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi c'è tutta la parte da come editava. È un libro che secondo me veramente tutti dovrebbero provare a leggerlo, perché secondo me è fantastico. Poi vi faccio vedere come è fatto, ovviamente senza perdere il segno dove sono arrivata. Faccio le linguette perché a volte le perdo il segno. E poi ovviamente abbiamo la nostra fantastica Chiara che qua dietro la foto. Leggo una cosina di questo posto. Chiara ASMR è laureata in chimica e tecnologia farmaceutica ed è un ASMR artist. Da più di 4 anni pubblica contenuti su YouTube, video in cui sussurra ai microfoni picchietta di tutti i tipi e passa pennelli a trucco sulla videocamera. Il suo canale di ASMR è uno dei più seguiti in Italia, con quasi, so, ovviamente lo aggiusteremo, ma c'è scritto 500.000 iscritti, ma non è vero, perché ne ha molti di più adesso. I suoi video hanno raggiunto anche 5 milioni di visualizzazioni, in totale è stata vista più di 100 milioni di volte. Ovviamente sono dati